parliamo di rugby, anche qui giornata negativa per la formazione varesina che va sempre più giù nel campionato di Serie B. La squadra di Acurangi è stata battuta a Ospitaletto ed ora si trova al penultimo posto della classifica. Altra sconfitta per il rugby varese, che ora deve fare i conti con una classifica che comincia a farsi pericolosa. La battuta d'arresto ad Ospitaletto consente ai bresciani di affiancare i biancorossi a quota 13. Senza maglie bianche out, i tecnici Acurangi e Bonalumi hanno provato a mischiare le carte per mettere in difficoltà i padroni di casa. Ospitaletto in vantaggio con due piazzate e poi una meta di Catanese illudeva il Varese. La prima frazione di gioco si è chiusa sul 6-5 per i padroni di casa. Nella ripresa l'Ospitaletto allunga con una meta ed un piazzato. Il Varese perde anche Broggi per infortunio e la partita diventa nervosa. A pochi minuti dal termine, a seguito di qualche scorrettezza, scaturisce una rissa. L'arbitro è costretto ad estrarre il cartellino rosso e a decretare ben 6 espulsioni, 3 per parte. Si è quindi continuato a giocare 12 contro 12 con quel che ne consegue sul piano tattico e tecnico. Per fortuna nel finale è arrivata la meta di Salvalaio che consente ai biancorossi di guadagnare almeno il bonus e non farsi superare in classifica proprio dai bresciani. Ivan Rivola, capitano dell'Ospitaletto, oggi avete battuto Varese nella prima di ritorno, era una partita molto importante, poi c'è stata anche una rissa verso la fine, come giudichi il tutto? Ma sicuramente sapevamo che era una partita difficile, perché comunque il Varese è una buona squadra e come noi penso lotti per salvarsi. Noi venivamo da una buona prestazione di Biella e volevamo confermarci. Diciamo che ci siamo riusciti, anche se siamo un po' amareggiati per il fatto di aver preso la meta proprio all'ultima azione e anche per il fatto che domenica prossima incontreremo Rovato, è un derby abbastanza sentito con sicuramente 3 giocatori in meno perché purtroppo c'è stata questa rissa e l'arbitro ha penalizzato con 3 rossi nostri, 3 rossi del Varese, a mio modo di vedere un po' eccessivi perché fino a prova contraria mi aveva detto che comunque la partita era stata abbastanza corretta e in una rissa insomma ha penalizzato secondo me un po' troppo, io alla fine gliel'ho detto, però d'altronde ormai le cose sono state fatte e non si può tornare indietro. Sul nostro gioco diciamo che stiamo facendo dei miglioramenti, siamo un po' più presenti con la mischia adesso e diciamo che le vacanze ci hanno un po' aiutato per lavorare. Con la linea dei tre quarti stiamo facendo delle buone cose, anche oggi abbiamo sbagliato alcune mete praticamente già fatte perché eravamo molto vicini alla linea di meta, però diciamo che questa è la strada che dobbiamo intraprendere e dobbiamo continuare così. Daniele Stefanini, l'Ospitaletto ha fatto una meta e l'hai fatta proprio tu, bella soddisfazione. Sì, è stata una meta grazie al mio pilone Angelo Baruffi che mi ha dato una buona palla e ci sono penetrato, ho fatto una meta molto importante per noi in fase realizzativa che ci ha permesso di vincere la partita a fine finita. Nonostante abbiamo fatto 3-4 piazzati che sono volarci il nostro vantaggio verso gli avversari, è stato buono. Lorenzo Mafioli, terza del Varese, oggi la partita è stata dura, avete perso, però avete portato a casa un punticino. Sì, un punticino, il bicchiere mezzo pieno, dovevamo vincere per forza, c'era molto nervosismo in campo, un po' di foga nelle scelte, ci ha un po' condizionato il fatto che Broggi, il numero 10, dopo pochi minuti si è fatto male, è uscito. Quindi già un po' la formazione era rimaneggiata per infortuni vari, quindi insomma abbiamo fatto un po' fatica, loro molto organizzati, abbiamo sprecato tantissimo, gli abbiamo regalato un sacco di calci di punizione, dovevano giocare nel loro campo che era la chiave per poter portare a casa la partita, invece siamo riusciti a gestire un po' male al piede, insomma dovevano stare di più nel loro campo, invece abbiamo giocato sempre nel nostro campo, abbiamo avuto poche palle,
E loro sono stati bravi che le palle che hanno avuto tutte le volte che venivano nella nostra metà campo hanno capitalizzato, hanno fatto punti, tutto qua. Poi c'è stato, vabbè, un episodio il secondo tempo, ripeto, un po' di nervosismo, ci sono stati degli espulsi e poi vabbè, insomma, meno male che si è riusciti a fare una meta all'ultimo minuto dove insomma Salvalaio ha fatto questa meta in mezzo ai pali prendendo una palla dall'interno da Contardi. E niente, insomma, bicchiere mezzo pieno, portiamo a casa un punto e amen, niente, la prossima volta, insomma, il cammino continua. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati del campionato di rugby. Milano-Lumezzane 3-0, Biella-Genova 21-12, Sondrio-Torino 15-18, Capoterra-Alessandria 44-0, Ospitaletto-Varese 16-12, Lecco-Rovato 24-38. La classifica vede al comando Capoterra con 46 punti, Milano 38, Torino 37, Sondrio 36, Genova 23, Biella 22, Lecco 21, Alessandria e Rovato 19, Varese e Ospitaletto 13, chiude il Lumezzane con 9 punti. Prossimo appuntamento per il Varese, difficile contro la capolista Capoterra.